È stata una bellissima gara, penso anche per chi l'ha vista. L'America è partita molto forte e ci hanno staccato, poi verso la fine anche il Canada, poi però gli ultimi 200 metri siamo riusciti a rimontare e siamo arrivati tutti e tre vicinissimi e noi per 4 centesimi al secondo posto, quindi veramente una bella gara è stata. Parlaci di questo sprint finale. È una cosa che diciamo in Italia fortunatamente non manca. Poi noi veniamo da 2-2 senza, dove ci siamo scannati per tutto l'anno proprio per fare questo, per fare lo sprint. E Peppe in questo è un maestro proprio, perché ha grinta e cattiveria da vendere proprio. Bene, bellissimo. Niente, sono molto contento di come è andata la gara. Comunque siamo un bel gruppo affiatato che possiamo sicuramente migliorare per le prossime gare. Prima parlavamo di qualche difficoltà durante la gara per questioni di vento. Sì, il vento non è stato al nostro favore perché noi siamo uomini un po' più leggeri e di agilità. Il vento è cambiato da un momento all'altro e non ci aspettavamo questo cambiamento del lago, però abbiamo combattuto quasi ad armi pari contro gli altri che sono fisicamente molto più forti di noi. In prospettiva futura, questo cosa significa? Beh, questa gara è stata un trampolino di lancio per questa barca. Speriamo di continuare a crescere e penso che con la grinta che ci mettiamo ogni giorno negli allenamenti succederà. E poi adesso il prossimo obiettivo è Lucerna, che è la terza Coppa del Mondo, e poi vedremo come andrà. Dobbiamo continuare a lavorare perché sappiamo che è ancora presto per il mondiale e il nostro obiettivo è quello, noi facciamo una preparazione mirata solo a quella settimana, tutto l'anno. Quindi sappiamo che le cose non rimarranno sempre così e sappiamo anche che la prima gara è un inizio, però sappiamo che c'è ancora molto da lavorare, quindi testa bassa e lavorare. Le tue sensazioni invece? Ma come ha detto anche il mio compagno Matteo, questo deve essere un trampolino di lancio, un punto di partenza e dobbiamo migliorare, non ci dobbiamo porre limiti. A tuo avviso, quali sono ancora i margini di miglioramento di questo equipaggio? Dobbiamo migliorare sicuramente ancora tecnicamente e poi dobbiamo metterci sotto e arrivare a livello degli altri, a livello fisico, perché ci sovrastano, solo che dobbiamo lavorare, lavorare e lavorare per migliorarci.